Buon pomeriggio. Allora, oggi è sabato, sono le 6:20 e stiamo in casa soltanto noi perché Luca è andato a fare allenamento. Ho detto ok, adesso vorrei approfittare per fare un mini vlog. Infatti non so assolutamente quanto possa durare, ma non lo so. Però comunque passeremo un po' di tempo insieme. Vi faccio vedere la situazione. Questa è la situazione di tutti i giochi che Lorenzo mi mette continuamente a terra. Veramente una cosa incredibile. Ora vi faccio vedere cosa sta facendo. Penso che finalmente è arrivato il momento che lo vediate. Sta vicino alla frutta. Eccolo qua. Ciao Lori, saluta. Ciao. Ciao. Se vedete vicino alle labbra è perché continuamente fa con la lingua così e quindi è praticamente tutto arrossato. Sono appena venuta dalla farmacia sanitaria e gli ho preso questi. Sono i pannolini che utilizzo sempre per lui. Sono i Pampers Baby Dry Quinta e ne ho presi due, li pago 11,90 € al pacco. Sì, è la frutta, ok. L'hai appena mangiata. Poi, attenzione, ho preso questi qua che è la frutta, che a lui piace tanto, perché mangia sempre la frutta fresca, però mi piace averli in casa, anche perché a volte, anche come merendina, diciamo come ripiana, mi piace dargliela. E poi ho preso le salviettine, queste qua che amo, sono le Hippo, e ne ho prese due pacchi, costano 1,50 €. E poi ho voluto provare queste qua di Suavinex, non so assolutamente come siano, ma non so assolutamente come siano appunto, ma ho deciso comunque di provarli. Allora, quello che devo fare, devo mettere a posto, asciugare le cose che ci sono nel lavello, mettere a fare il bucato, togliere le cose che stanno fuori, devo fare doccia e shampoo. E devo fare l'impasto della pizza. Ma dove iniziamo? Non lo so. In realtà sto registrando con l'iPad perché la macchina fotografica non va benissimo e soprattutto il computer è rotto, quindi con l'iPad che adesso è un po' vecchio, non posso neanche mettere la velocità quando faccio le cose, quindi non so proprio cosa verrà fuori da questo video, ma spero comunque di tenervi un po' di compagnia e spero che vi piaccia, perché magari inizierò a farne di altri. Ne feci due o tre quando ero appunto in attesa di Lorenzo, poi non so perché li ho cambiati, mi veniva cosa di stizza e li ho cancellati, però adesso voglio farli. E quindi vediamo. Inizio a fare le cose, se riesco vi porto con me, altrimenti ci vediamo dopo. Allora, siamo in bagno, come potete vedere sto per accendere la lavatrice e oggi vado a usare un tappo di Ace Gentile e poi vado a provare questo qui, che è questo Ava che vi ho fatto vedere di recente in uno svuota la spesa dedicato soltanto ai detersivi, cura della persona, eccetera. E andrò a mettere un tappo di quello e in realtà vorrei non
utilizzare l'ammorbidente proprio per vedere il profumo che dà questo prodotto e quindi poi più tardi vi farò sapere. La lavatrice dura circa 1 minuto e 20, quindi mentre si fa la lavatrice adesso vado a utilizzare fermo. Dicevo, mentre la lavatrice si fa, vado a togliere il bucato e poi vedo l'impasto della pizza. A dopo! Cose messe a posto, lavatrice in funzione, bucato ritirato, adesso momento pizza. E la ricetta che andrò a fare l'ho vista sul canale di Benedetta, quindi fatto in casa da Benedetta. È una ricetta molto semplice e quindi, essendo la prima volta che la vado a fare, insomma, voglio provare a fare questa. Vedremo poi il risultato, come sarà e cosa ne verrà fuori. Spero sia buona. Quello che mi serve, vi appoggio anche se non è il massimo, lo so. Quello che mi serve è mezzo chilo di farina. Lei consiglia metà Manitoba, metà 00, però io ho soltanto la 00, quindi andrò a utilizzare questa. Una bustina di lievito pan degli angeli, un cucchiaino di sale, due cucchiaini di zucchero, 400 ml di acqua tiepida e 50 g di olio extravergine di oliva. Per prima cosa vado ad aggiungere il lievito. E i due cucchiaini di zucchero. Vado a mescolare lentamente. Prendo questa ciotola e vado a versare l'acqua al suo interno. E poi vado a versare l'olio. Iniziando poi a miscelare, aggiungo pian piano la farina. Abbiamo utilizzato metà della farina, vado a mettere un cucchiaio di sale. Poi continuo a mescolare e ad aggiungere la restante farina. Ok, questa è la consistenza che più o meno deve essere. Dopo aver messo il resto della farina, ho mescolato bene ancora un po'. E senza impastarlo con le mani adesso andiamo direttamente a mettere la pellicola e un canovaccio sopra e lasciarlo raddoppiare. E quindi poi vediamo dopo il risultato. Ok, impasto fatto, ho lavato le cose e le ho pulite. Adesso tra qualche istante vado a fare doccia e shampoo, anche perché penso ci vorranno circa 2 ore per far raddoppiare l'impasto.
e soprattutto spero che poi il risultato sia buono o almeno decente, poi vi farò sapere. E sono molto felice perché oggi abbiamo praticamente prenotato dal 6 al 16 aprile. Andremo praticamente in Inghilterra dal fratello di Luca e sono molto contenta di questo, anche perché Luca aveva delle ferie da dover sfruttare e quindi abbiamo optato per andare un po' dal fratello, quindi questo vuol dire Primark, questo vuol dire shopping, questo vuol dire vacanze e questo mi fa enormemente felice. E anche perché poi l'8 aprile sarà il mio compleanno e quindi lo passerò in Inghilterra con le mie nipoti, un compleanno molto molto diverso e sono veramente molto felice di questo. E adesso vado a fare la doccia e lo shampoo e ci vediamo dopo. Ciao, manda i bacini, manda i bacini. Manda tanti bacini. Saluta, dai. Manda tanti bacini. Ok, allora, io ho finito e questi sono i miei capelli asciugati. Sono proprio tanti e questi qua appunto sono senza nessuna piastra, senza nessuna spazzola, ma asciugati soltanto col phon e basta. Quindi io che cosa faccio? Vado a mettere una fascia e vado a fare una treccia in modo che si assestino un pochettino e poi domani vado di piastra, che sia le onde, che siano ricci o che sia quella liscia, e quindi vado a fare così. Mi trovo molto bene, perché se vado a passare la piastra adesso mi si gonfiano subito praticamente, invece io adesso faccio in questo modo. Lorenzo è sempre presente qua con me, che canta. Sì, tu stai qua, sì. Sto qua. Sì, sto qua. Stai con mamma. Sì. Ora vado anche a mettere un po' di contorno occhi e un po' di crema. Il contorno occhi è questo qua, ce l'ho veramente da un sacco di tempo, non lo uso quasi mai, quindi colgo l'occasione per iniziare a utilizzarlo. È bello fresco. Lo metto anche sulla palpebra. Ok. E come crema per il viso vado a utilizzare questa di Avon Solution Winter, che è proprio per il freddo, però questa crema ormai ha quasi il buco, insomma, quindi manca non tantissimo, mi va proprio a ingrassare un po' il viso, quindi molto spesso evito di utilizzarla, avendo comunque una pelle misto grassa, però comunque in un modo o nell'altro i prodotti devono finire. E quindi adesso cercheremo un po' di utilizzarla. Ok, adesso voglio vedere un po' l'impasto come sta. Nel frattempo la lavatrice è anche finita, quindi tra poco poi andrò anche a cacciare le cose. Eccomi.
andrò, come dicevo, a cacciare le cose poi dalla lavatrice e vedrò un attimino il risultato. Si può già vedere che rende la pelle molto lucida questa crema e veramente non mi piace proprio per nulla, però comunque in un modo o nell'altro, dicevo, i prodotti devono pur finire. Come si può vedere, l'impasto sta crescendo, eccolo, aspettate, ok, come vedete l'impasto sta crescendo bene e quindi lo copriamo e lo lasciamo riposare ancora un po'. Ok, io penso che adesso vi saluto, così mi metto proprio all'opera per quanto riguarda la farcitura della pizza, il prosciutto, mi taglio un po' tutte le cose, preparo il sugo e quant'altro, poi penso che inizierò a stenderla e, quindi poi tra poco arriva anche Luca. Spero di avervi fatto compagnia come voi l'avete fatta a me. Io vi mando un grosso bacio. Ciao, al prossimo video.